Io penso che non dirò mai cosa è successo, di chi è colpa, di chi non è la colpa. In una relazione c'è sempre un po' di colpa da tutte e due le parti. Noi siamo insieme quasi da 8 anni, sono passate tante cose, abbiamo fatto trasferimenti, traslochi, abbiamo abitato in Germania. Tu come ti sei sentita? Cioè l'hai vissuto come un fallimento? L'hai vissuto... Guarda, quando, sicuramente sì, quando qualcosa non va e finisce... È brutto. Siamo riusciti a trovare una quadra, diciamola così. Però la cosa che mi piacerebbe è che i giovani di oggi veramente riflettessero sull'importanza di tenere una famiglia unita. E non è che le nostre mamme e le nostre nonne fossero più forti di noi o più brave, ma semplicemente avevano più lo spirito di sacrificio. E gli anni passano così velocemente. Cioè, sto facendo l'inserimento all'asilo di mio figlio. Sono un periodo un po' così, no? Perché comunque passa veramente tutto troppo in fretta. E questa cosa forse mi fa anche un po' paura. Pensare di lasciarlo figlio unico mi sentirei male e veramente egoista. Quindi quello sicuramente... Poi non lo so quando, sinceramente sono tanto concentrata su di lui. Sono commenti assolutamente a sfondo razzista, perché come puoi dubitare della paternità perché la pelle del bambino non corrisponde a quella del padre? Tutti non ci credono ancora perché un po' si camuffa, però maschio o dovrebbe... femmina? Lo diciamo, alla diciamolo. Fine diciamolo, dalla... è maschio. È maschio! Almeno 10 anni che non suona.